Ok, benvenuti a tutti all'ultima puntata dei compagni. Siamo arrivati alla tomba di Isgramor e stiamo andando con gli altri capi dei compagni a cercare di liberare dalla maledizione Kodlak per poterlo mandare a Sovngarde. Quindi ci addentriamo dentro questo dungeon per cercare di levare la maledizione. Fanno riforgiato la Vorrat, che mi... Questo è il luogo in cui Ok. riposano Isgramor e Il i suoi generale Griff, devi generali fare più attenzione. fidati. Devi fare Ok. attenzione. Perfetto. Non vieni? Kodlak aveva ragione. Non mi pento di nulla di ciò che abbiamo fatto a Driftshade. Tuttavia non posso andare avanti con la mente annebbiata e il cuore No, pesante. visto che ha fatto male immagino a tutti. Cerca di fare Lo lascia attenzione. qua. Quindi ora ci si è aperta la porta. Direi, mettiamoci l'arco. Mettiamo anche magari un urlo che può essere utile. Disarma, chiama drago. Soffio di fuoco. Ce l'abbiamo anche potenziato al massimo. Topi. Oh, qui è pure inutile essere topi mannari perché tanto. Attenzione, da Perfetto, dicevo, è inutile perché tanto la lupi manna i fantasmi si potremmo mangiare. Ok. Quando corpo a corpo cerchiamo di ghiacciare i nemici. Guarda, questi fantasmi che poi sarebbero gli eroi del nord che stanno a difesa del di questo posto, insomma. Ok. Possiamo da solo depredare le armi. Quanto non gli leviamo? Oh! L'armatura pesante ha aumentato perché salta un sacco di botte. Questo che sta attacca a noi, facciamo combattere il cazzo degli altri. Sono un sacco resistenti, non gli stiamo a levare niente. Cerchiamo un attimo di mettere se i dardi di fuoco tante volte gli fanno male. Ma non mi sembra che gli fanno malissimo. Tutti i puntini rossi sulla mappa, cerchiamo di ammazzarli prima che arrivano. Stai facendo arrabbiare. Posso procedere oltre, fratello di scudo. Perché no? Non può procedere oltre, che problema c'è? Sin dai tempi del tumulo degli... Tutti hanno le proprie. Non ne vado fiero, ma resterò nelle retrovie con... Possiamo continuare perché qui c'ho pure dei ragni. Ma sembra normale, io vado in guerra e questo fa pure dei ragni. Sentito niente. Qualcuno. Ma poi ho pure dei ragni. Ti giri e ci sta. Ok, la cacciatrice. Ok, dovrebbe stare davanti, ma in realtà ci sta. Allora, vediamo, vediamo, vediamo. Cos'è stato? Altri danni. Rosso. Ci punta la vita. Questo fa male, in effetti. Vediamo un po' se mi vuole fare qualcosa col dardo di fuoco. Cattura infatti è debole al fuoco. Insomma, debole al fuoco, ma un parolone, diciamo gli entra danno. Questo è proprio grosso del ragno. Ok. Fortuna era così grosso che non passava la porticina, quindi siamo riusciti a ucciderlo. Senza andare corpo a corpo perché mi sa che leva veramente tanto.
aspettiamo un'ora così, salviamo, cosa più importante, ci risalgono tutte le statistiche. Non è che mi abbandoni pure te, famo giù scherzi. C'è qualcuno? Guarda Archer. Mamma mia, che liscio, che liscio, che ho fatto, aiuto. Ed è morto. Proseguiamo. Guarda quanto non glielevo. Oh, stanno a morire, sto a morire. Corri. Guarda come si para, tanto fai la da dietro. Sì, che sta. Ok, è rimasto solo l'arciere, quello che io ho fatto lì scendere. Ma io non mi fido perché qui veramente il corpo critico che entra siamo morti, quindi ci curiamo e non abbiamo. Ok. Ok, siamo pure addirittura saliti di fondo. Se vi ricordate alla fine, ok, esecuzione. Alla fine della quest principale siamo andati da Parturnax e potevamo decidere quale urlo farci potenziare. Io ho chiesto che ci potenziare quello di fuoco, quindi oltre che averlo a tre parole è anche potenziato. Ok, porta di ferro. Facciamo la manopola. E ci aprirà il passaggio. Ma abbandonato. No, ma no, tre invece. All'ultimo livello me lo tengo perché mi sa che vedo che alcuni fantasmi sono abbastanza forti. Mi sa che all'ultimo, l'ultima stanza del dungeon ci sarà un boss parecchio tosto. Quindi lo userò. Ok, siamo arrivati. Io salvo. Per il momento. Mi cambio pure urlo. Ecco. Fammi una cosa. No? Mettiamo gli urlo. Vediamo cosa abbiamo. Ah, direi mettiamo credo del valore che ci chiama un eroe. Ok, abbiamo lo spirito di Kodrak. Salute. Kodrak, sei tu? Certo. Io e okay. I miei precursori ci scaldavamo qui. Invece tutti quelli che sono morti sotto la maledizione di Ersine non si sono riusciti a liberare. Loro vedono te. Può essere ancora curato. Ancora delle streghe. Ok. Benissimo. Gettene una nel fuoco. Così il loro potere si libererà. Ne fuoco una testa, attiva. C'è qualcuno? Andiamo subito lo spiritello perché come vediamo si è andato proprio perché abbiamo lo spirito del lupo di Kodra. Poi si sveglierà. Abbiamo chiamato sempre gli eroi quelli del valore. Adesso siamo 3 contro 1. Non abbiamo dei grossi problemi per adesso. Salute, fratello. Così è stato. Abbiamo ucciso il suo spirito di bestia. Per forse da. E magari. Guida i compagni verso un'uria. Ok, quindi ci ha nominato il capo dei capi. E si è chiuso Skyrim. Porca puttana.